Benvenuti a tutti, si torna con il capitolo finale della International Cup per club. La finale è Torino-Paris Saint-Germain, una finale difficile perché loro sono una grande squadra e vedremo come va a finire. Andiamo avanti. Ditemi se si vede bene chi vuole scrivermelo nei commenti e chiaramente andiamo a vedere la formazione. Navas, Thiago Silva, Marquinhos, João Bernard, Munir, Verratti, Herrera, Neymar, Pablo Sarabia, Cavani, Mbappé. Ragazzi, questi sono veramente micidiali. Ecco, questi giocano così. Allora noi adesso andiamo a farci il nostro schemino, che è sempre il solito, il primo, perché è quello che mi consente di stare un pochettino più coperto. Flessibile, raggio d'azione 4, perfetto. Difesa decisa, difensivo. Non giochiamo tanto alti e compatti. Poi io qui oggi modifico una cosa. Vado a mettere. Anzi, prima di fare questo bisogna vedere i giocatori se sono in forma. Oh, molto bene, abbiamo Izzo, e allora giocherà al posto di Nkulu perché purtroppo lui non ce la fa. Poi Aina. Aina assolutamente fuori. Baselli, Rincon, Lukic, Verdi no, rientra, speriamolo, eccolo qua, Alex Beringer. Verdi fuori, Zaza non ce la fa, Milico, ai, non ce la fa, dobbiamo mettere Edera ragazzi. Mettiamo lui primo tempo, poi vedremo dopo come andranno le cose. Chiaramente sono tutti scoppiati sotto. Peccato un culo che non c'è, diciamo anche Zaza, perché creava un po' di spazio lì davanti. Ok, fatto questo, andiamo a fare istruzioni avanzate. Facciamo difensivo. Allora facciamo i due centrali dietro. Poi facciamo giocatori in attacco. Io tengo su questo e questo. Tiratore angolo sinistro, Berenguer. Tiratore angolo destro, li prepariamo bene, Berenguer. Rigorista, Bellotti, il gallo. Io direi che si può iniziare, sarà una partita veramente tosta. Andiamo, inizia la finale. Torino, Paris Saint-Germain. Vi ricordo che ho di nuovo rimesso 30 minuti la registrazione perché 60 minuti mi ci mette troppo tempo a postarli su YouTube, quindi in caso di supplementare io andrò a stoppare e farò ripartire un'altra registrazione. Purtroppo c'è la connessione un po' ballerina. Eccoci Un caloroso benvenuto agli qua appassionati dello ragazzi, sport mamma come per il mia. mondo. Siamo qui per vivere insieme un All'Emirates momento quale Stadium, entrambe che le squadre stadio, eccola aspirano ad qua, anticipare. mamma mia. La tensione fuori Detentore il dentro lo stadio è Napoli quest'anno è palpabile andato e il fuori e posto in gioco è altissimo. Fatevi vediamo coinvolgere anche voi, che il siete di Gallo, parte o Sirigu, spettatori Mbappé, neutrali. mamma mia ragazzi, L'atmosfera è questi elettrizzante sono e dei uno dei migliori mostri. appuntamenti sportivi. Facciamo un po' di ingresso in Assistiamo a una sfida campo, d'eccellenza si e ci vede auguriamo abbastanza sempre che bene, più sì, emozioni bella prevalgano chiara, sempre. dai. L'Emirates Stadium è Ditemi davvero nei commenti, ripeto, impegnativo. se si è vista Si presta a bene quello che e potrebbe se devo capitarsi. Oggi modificare la non sembra nitidezza, proprio andare abbassarla, storto. alzarla o la luminosità qua nel gioco, perché dalla tele non vado a toccare quello della televisione, non c'entra niente. Mamma mia, che squadra ragazzi, che squadra, che squadra, che squadra. Madonna. Dai, andiamo. Sono queste le partite in cui scopri se il lavoro di una Si comincia. stagione dà effettivamente i suoi frutti. Per vincere Lukic. oggi servono concentrazione, Ecco, già uomini abbiamo in grado, sbagliato. Attenzione magari qua. anche un pizzico di fortuna. Sono perfettamente d'accordo Loro con te, giocano Fabio. molto alti. Vincere Dobbiamo partite sfruttare come un po' di questa porta possesso all'Italia palla una e storia di vedere. club oltre che di Buona. club. Palla Baselli. Baselli si Sono sgancia. orgoglioso di me stesso. Magari Tensione. in un palcoscenico del Tensione. genere, un'esperienza unica per un Dio. professionista. È il coronamento di tanto duro Dai. lavoro, ma anche di un sogno. Dai. Si Forza, comincia da subito, forza. primi tocchi di gioco. Ma sento che Questa è sarà la una finale. partita Entrambe le tosta da squadre portare a vogliono casa. vittorie a Questi tutti i sono costi. fortissimi. Mi aspetto una partita molto chiusa e tattica fino al primo gol. Cavani, Se il fermato da risultato un si saldo blocca in presto, diagonale ci molto sarà bene. l'attesa. 1-2, bello il tacco di Del Edera, Gallo. Edera, ma in Marquinhos, mezzo a di forza. Marquinhos. C'ha poca vita. Attenzione. Arriva Cavani, 40 metri, chance per tirare. Mamma mia, ragazzi. La palla ha sfiorato il palo
subito subito pericolosi, ragazzi. Gran tiro di Cavani al 7. Saliamo. Sirigu, palla lunga De Silvestri, la stoppa, avanza, palla a centrocampo Baselli, si gira, palla a Lukic, andiamo, forza, Rincon, Ansaldi, attenzione, dai Ansaldi, fuori gioco, una gamba, va bene, andiamo, dai. Cercherò di non dire parole, perché oggi è un giorno un po' particolare, almeno qua. Attenzione, mamma mia, raga, sono già andati due volte al tiro, parata non difficile di Sirigu. No, mi è scivolato il cursore, porca. Dai, trovo che Sirigu ha un po' poca reattività quando si alza. Andiamo De Silvestri, forza, dai, l'1-2, sganciati, dai, Edera, palla Berenguer, il gallo, mamma mia, dagliela di nuovo, dai Baselli, mettila indietro. Di saper fare anche il difensore e altri ritmi di gioco, grandissimo Lukic, mamma mia, sto ragazzo tra campionato e questa coppa ha fatto un campionato da ottimo, direi. No, Ansaldi perde palla, avanza al Paris Saint Germain, Munier, attenzione, lo insegue Rincon, rindietreggia, palla Sarabia, ex Genoa se non sbaglio, attenzione Rincon, Munier, attenzione. Mamma mia, questi. Ora Pablo Sarabia. Guarda come fanno salire entrambi. Raga, sono fortissimi, sono veramente la squadra più forte che ho incontrato in questa coppa. La prende piena. Calma, mettila giù. Calma. Davvero superato per prendere quel pallone. Certo, pressano tantissimo. Ha cambiato lo schema, perché io l'ho vista ieri, giocava con il 4-3-3, l'ha cambiato. Andiamo. De Silvestri. Vai Edera, vai, stoppala. Niente, qui ci andava Zaza, è più veloce. Porca vacca. Dai. Riparte Paris Saint-Germain. Thiago Silva. Palla larga a destra per Munier. Munier lo contrasta Rincon. Non gliela toglie. Pablo Sarabia. Attenzione. Grandissimo su Neymar, grande, andiamo, grande Baselli su Neymar, palla al gallo, il gallo, attenzione, si gira, si propone Rincon sulla fascia, dai, mettila adesso, il gallo, gol, cavo, andiamo, mamma mia, stazione, bello, Thiago Silva qua, un bravo difensore, ma non ha potuto nulla contro il gallo. Grande gol, andiamo ragazzi, dai, che azione, mamma mia, che pallina, grande il gallo, guardate che roba, raga, mamma mia, che incornata, andiamo, dai che non è ancora lunga, non è finita, adesso si cominceranno ad alzarsi, difatti, ha alzato di un attacco alla squadra, attenzione. Grande possesso palla, ma fallo, questo è fallo. Occhio che battono subito. Chiudi Berenguer. Bene. Attenzione qua. Facciamo marcatura zona. Dai. Mamma mia. Grande Sirigu. Pericolosi quando avanzano. Pericolosi. Grande squadra. Baselli. In profondità. Edera. Bella palla Berenguer, vai, eccolo gallo, gol, mamma mia, 2-0 ragazzi, mamma mia, il gallo che è partita, mamma mia, che errore con la difesa del Paris Saint Germain, lasciare in profondità il cross di Berenguer e la palla, colpo, poi guardate qua cosa fa il gallo, invece di tirare mi è venuto indietro da solo, incredibile, bello, dai, andiamo avanti,
Dai, che è nostra quest'anno, dai ragazzi. Se giochiamo ancora così, secondo tempo, no, mamma mia, che errori. Il Paris Saint-Germain, strano. Andiamo. E ancora il Gallo in profondità. Thiago Silva, che duello qua, ragazzi. Duello da mille una notte. Errore qua. Errore non so di chi lì in mezzo, ma. Dai raga, si è messa bene. Vi ricordo sempre che gioco a campione, io mi piace giocare con le difficoltà alte, perché è così che si impara a giocare. Andiamo. Dai, mamma mia, Evra. Molto alto. Dobbiamo sfruttare dietro le linee. Quando giocano così dovete tenere palla e sfruttare l'inserimento dietro le linee. Gli inserimenti, dopo che date la palla, lo tenete premuto l'R2. Il giocatore che dà la palla scatta in profondità. Guardate, io adesso tengo R2. Guardate Berenguer cosa fa. Guardate che arriva, eccolo lì. Mamma mia. Che partita, ragazzi. Stanno giocando bene tutte e due. Mbappé è un po' spento adesso, stanno attaccando, raga. No, no. Ma dove? Vabbè che è Pasqua, Bunga, Bunga, Bunga. Vabbè che è Pasqua, però, Ma va, ma dov'è il fallo lì, ragazzi? Dai, veramente. Sto gioco deve proprio far segnare, niente da fare. Via, 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 buttala via. Mi sa che dopo cambieranno schema. Non lo so, ma mi sa che cambierà schema. 2-0, ragazzi, 2-0, primo tempo quasi finito. Dai, dai, che ci bastano i 30 minuti. Andiamo. Però quando fanno girare palla sono forti, Occhio Cavani, grande Sirigu. Mamma mia, San Sirigu veramente, che portiere, ragazzi. Io penso che tolto Buffon adesso che non giocherà più, portiere migliore secondo me d'Italia è lui. Non è perché gioca nel Torino, ma veramente è forte. Lui è Donnarumma, insomma, anche Donnarumma è bravo. Buona. 2-0. Tanto guardiamo un attimo gli stanchi, veloce. Niente, dai, 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 andiamo così che è nostra. Andiamo così che è nostra, ragazzi. Poi molto probabilmente vi registrerò l'ultima partita di Serie B con la Master col Torino. Ho fatto un campionato, ragazzi, molto bello, molto bello. Attenzione, è in profondità, Edra, Edra. Pallonetto, gol! E tre, mamma mia, cazzo, devastato il Paris Saint-Germain. Mamma mia, grande Edra, bravo. Scuola Filadelfia, di cosa stiamo parlando? Che palla che gli ha messo, ma difesa del Paris Saint-Germain molto alta. E quando giochi così e il centrocampo non indietreggia aiutare la maggior parte. Vedete, adesso gioca ancora così, gioca ancora così. Ci crede, ma ne prende 5 se gioca così. Grande, grande il nostro nonnino De Silvestri, grande. Chiudiamo. Neymar, occhio Neymar, mamma, guardate che gioco di gambe, fa paura. Andiamo. Raddoppiamo, raddoppia. Grande, grande, abbiamo giocato una grande coppa, la meritiamo, Ammoniscilo, ammoniscilo. No. Mamma mia, andavo in porta col carro armato hashtag Bellotti Paolo Pulici. Andavo in porta, dai. Ma dai, quello è un fallo d'ammonizione. Vabbè, andiamo avanti. Baselli. Ansaldi, Baselli, Palla qua. Mi faccio ubriacare, ragazzi, con questo tiki-taka io. Buona, grande. Portiere la calcia lontano, si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Mamma, se gliela prendeva.
Thiago Silva, pessima partita sul Gallo, eh. Pessima, proprio strano, perché è forte come difensore. Marquinhos prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ok, no. Grande. Eccolo qua. Certo, da quassù è facile dirlo, campo un'altra cosa. Oh, non me l'ha fatto andare, eh. Io ho schiacciato la velocità, non me l'ha fatto andare. Attenzione! Cavani, chapeau, niente da dire, grandissimo attaccante, mi piace tantissimo, bravo, bravo, bella azione, qui abbiamo sbagliato noi qua a centrocampo, li abbiamo fatti troppo colpo di testa, lì centrale in ritardo, mamma mia, qua Sirigu non è che può prenderle tutte, eh. Andiamo, forte finché vuoi, ma è pur sempre un essere umano anche lui. Izzo. Ha sbagliato Bianco sul gol di Cavani. Andiamo. No, stiamo un po' mollando, stiamo un po' mollando. Alex Berenguer. Mamma mia Cavani. Piano, qua, piano, senza successo. Baselli. La gioca in profondità. Ed era. Ma è bella. Riceve in ottima posizione. Paris Saint-Germain se segna il 2 poi sicuramente comincerà a premere ancora di più. Ma però li vedo molto in, molto non il solito Paris Saint-Germain. Vabbè che in Francia c'è solo lui. Belotti. Mamma mia, il Gallo, ragazzi, che parata. Che parata, grande. Questo è uno schema che io ve lo consiglio, poi fate come volete. Allora qui vi ho già spiegato, facciamo scatto, aprite così. Che gol il Gallo, che gol il Gallo, mamma mia, mamma mia, che gol. Dai, mamma mia, sei in forma ragazzi, è devastante, è devastante, uno dei più forti attaccanti che c'è in Italia. Peccato che Cairo, e lo dico apertamente, ha costruito una squadra, tolto lui, Izzo, Sirigu, Nkulu e De Silvestri, che per l'età che c'ha sta giocando bene, Ansaldi, Berenguer e un po' Baselli, ma ha costruito una squadra di altri che veramente non si può vedere a giocare, veramente. Calcio di punizione per il Paris Saint-Germain, comunque 4-1 meritato. Paris Saint-Germain ha fatto qualche tiro all'inizio, ma niente di che. 4-1. Andiamo. Questo è un passaggio quantomeno discutibile. Impossibile tirare in queste condizioni. Dai. Edera. Bella, grande intelligenza di Bellotti qui a non darla in profondità, che era in fuorigioco. Adesso. Mamma mia, dai, dai ragazzi, che siamo campioni internazionali di International Cup. Io la considero un europeo per club, non è proprio così, però io la considero così. La Champions è un'altra cosa. Madonna, Neymar, che tiro, mamma mia. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi. Dai, ci siamo quasi. Dai, dai ragazzi, mette adesso Di Maria. Vedete la stupidità di sto gioco, veramente è stupido. Tieni in panchina uno come Di Maria, cioè cosa lo compri a fare? Per far la maglia in panchina, cosa? La calza della Befana? Ma per favore, dai, i giocatori così devono essere titolari. Andiamo, e adesso gli rompiamo la sedera, questi qui. Bella Edra. Attenzione perché ci provano, occhio alla profondità, eccolo, esci, esci Sirigu. La 3-2, niente da fare ragazzi, se sbagli questo ti castiga. 4-2, che partita. Verratti inesistente, nostalgia canaglia, saudagi dell'Italia.
cavoli tuoi, non è solo da rimanere dove eri. A me non piace, io non lo considero forte quello lì. Sono centrocampisti molto più forti di lui. No, doveva darla. Guardate che gioco sulle fasce come. Guardate, Edera non ce n'ha più e va ancora sul pallone. Mamma, questo è Toro, questo. Se capita ragazzi che ogni tanto non sentite perché sto zitto, osservo la partita, oppure anche delle volte, siccome non si incastra bene il microfono, delle volte mi fuoriesce dall'ingresso e può darsi che salti un po' la registrazione, la mia voce o la voce del pubblico. Alex Berenguer. Spazza più lontano possibile. Dunque, rimessa laterale. Aspettate ragazzi, metto un po' più scuro, eh. Così. Saranno 4 minuti di recupero. Andiamo. Dalla distanza. Mamma mia. Mamma mia ragazzi, beh dai, sono contento, ci tenevo, abbiamo vinto campionato e questo, la prossima edizione siamo in Champions League, perché chiaramente lo faccio di nuovo e io prendo la mia squadra. Poi può darsi che la terza stagione cambio squadra e decido di ripartire con uno nuovo e andiamo. Sì, ragazzi, adesso mi iscrivo sul mio albo d'oro Torino. Dopo il Napoli, un'altra italiana. Vai, vai, Verratti, vai a vendere noccioline, va. Scarpune, madonna. Grande Gallo. Grandissimo, meritatissima. Meritatissima, ragazzi, meritatissima. Abbiamo steso Real Madrid, Ajax, minchia, Paris Saint Germain, tutte squadre forti. E andiamo. E si chiude qui ragazzi, io vi ringrazio. E niente, spero che vi siano piaciute queste partite a eliminazione diretta. E ci rivediamo per l'inizio della nuova stagione di un campionato normale. Stessa modalità a fine stagione, si qualificheranno quelle che vi ho già detto per campionato. Per arrivare ad avere 32 squadre. Gironi andata e ritorno, poi fase a eliminazione diretta. È stato un piacere, grazie mille, campioni dell'europeo a livello europeo per club. E il Torino batte Paris Saint-Germain 4-2, dominati. Ok, grazie mille e ciao a tutti.